E adesso voltiamo pagina, è un gruppo di giovani e appassionati ragazzi che fa teatro, lo fa in modo professionale, un teatro dedicato ai più piccoli, quindi teatro per ragazzi, ma non solo. Loro sono di Bologna, si chiamano Fantateatro, ma portano in giro però i loro spettacoli innovativi per tutta la regione. Noi li abbiamo incontrati, sentite. Un teatro dedicato ai ragazzi, ma non solo, esiste a Bologna da alcuni anni, si chiama Fantateatro, in mia compagnia c'è Umberto. Umberto, che cos'è Fantateatro e perché nasce e a chi si rivolge? Dunque, Fantateatro nasce dall'incontro tra attori o comunque professionisti del teatro e pedagogisti. È nato quasi in maniera casuale, però ci siamo ritrovati intorno alla nostra regista, Sandra Bertuzzi, che è anche l'autrice di tutti i nostri spettacoli, e abbiamo tentato questa avventura, perché è veramente un po' senza rete lanciarsi nel mondo della cultura, e siamo molto contenti perché siamo riusciti a creare un teatro per ragazzi che non è solo per ragazzi, ma è anche per ragazzi. Spiega meglio, cosa vuol dire anche per ragazzi? E com'è soprattutto lavorare con un target che diciamo è abbastanza inusuale, insomma ragazzi, bambini, ma anche famiglie. Come riuscite ad unire tutte queste persone a guardare un vostro spettacolo? Beh, l'idea è proprio quella che il genitore che porta suo figlio a vedere uno spettacolo deve essere comunque intrattenuto, cioè si deve divertire. E se lo porta con la stessa logica con cui lo porta ai giardinetti e controlla che non si faccia male, si annoia. Invece noi vogliamo che tutta la famiglia possa fruire di un'esperienza insieme. La musica è molto importante all'interno della nostra attività perché la nostra produzione, Alto Music, non produce soltanto fantateatro, ma si occupa anche di artisti nel campo musicale molto importanti, quali Cristina Donà o Daniele Silvestri, per fare alcuni nomi. E infatti Daniele Silvestri fa parte in qualche modo di Fantateatro perché ha cantato una delle canzoni del nostro CD Fantafavole e tutto il CD è suonato dalla sua band. Ci dividiamo sempre in vari luoghi, abbiamo la rassegna dell'Antoniano che inizia il 23 ottobre con Zorro, poi siamo anche a San Pietro in Casale, speriamo di poter proseguire il rapporto anche col comune di Castelmaggiore e con altri comuni della provincia. Facciamo molti matinée per le scuole, a Castelmaggiore quest'anno ci saranno ed è un'innovazione importante, quindi approfittiamo per dirlo alle scuole di Castelmaggiore che ci vogliono venire a trovare. E poi abbiamo un grande evento, proprio legato anche all'ambito musicale, il 6, 7 e 8 gennaio del 2012 saremo al Teatro delle Celebrazioni di Bologna con Fanta Favole Show.